Buongiorno, buongiorno dallo Sky Caffè in diretta oggi 23 di ottobre. Bellissima giornata, meteo stupendo. Scusate, sono un po' raffreddato. Sempre possibile, ma anche con 35 gradi ci viene il raffreddore, almeno viene a me. Ma sono i virus che mi becco. Con gli italiani che vengono qua, che vengono raffreddati. No, non scherzo. Sono proprio i virus che portate voi. Allora, andiamo a trovare Sky. Andiamo. Buongiorno. Vedo che stai lavorando tanto. Sei molto stanca, guarda lì. Tutto a posto? Vallo a prendere. Io mi arrangio, non ti preoccupare. Adesso non ho fame. Devo andare a Shalom per comprare A Chalong devi andare a comprare. il papaya salato. Un po' più lontano, no? Vai a Bangkok a comprare, intanto che ci Si sei. può? Sì, vai, vai, prendi l'aereo, vado a comprare a... Dio buono. Allora, vi faccio vedere un po' di cose e vi spiego. Vai col motorino. Oh, spaghetti bolognese. Allora, dicevamo, sono qua che sto guardando un po' internet, aspetta che sono curioso, e mi imbatto nell'ennesimo video PP Island, che delusione. Allora, beh, intanto non è nostro, quindi non è un feedback negativo a quello che facciamo noi, ma è purtroppo una delle tante persone che hanno comprato un tour lungo la strada nei baracchini, quelli che vendono ai cinesi. E infatti gli ho anche risposto, gli ho detto: guarda, avete toppato completamente il tipo di tour. Da operatore del settore vi posso garantire che è possibile vivere un'esperienza fantastica all'EVP. Iscrivetevi al nostro canale YouTube. Qui adesso non ho voglia di farvelo vedere tutto, è un po' farò vedere le solite cose. Se Vedi vedi il film, il film? vieni qui e siamo un'altra spiaggia. Certo che è un'altra spiaggia, anche Ma perché sei quella. contenta questa spiaggia? Quella, no, quella lì intanto è Mi piace Koha questo film? e non c'entra niente con. E qui ci hanno messo questo roccione, è un film, come dice appunto la parola. Questa qui è la ripresa, sono le riprese, e praticamente fa mezz'ora a lamentarsi di tutto. E si lamenta di qualsiasi cosa. Infatti io capisco, ho comprato il peggior tour in assoluto, tra l'altro parte da Krabi. Io capisco, ma come si fa? Che Qui il rumore, ma te le cerchi, ma non puoi comprare il primo tour che trovi lungo la strada e pensare con 10 milioni di cinesi che arrivano di sempre non questo tipo finire di in questo persone. bordello. È normale finire in questo casino. Però deve esserci un controllo, Eh perché sì, noi controllo. abbiamo prenotato ieri senza sapere a cosa saremmo venuti incontro. Perché non ascolti, Però amici di abbiamo tutte le Phuket? persone che vengono e vogliono venire qui oggi e prenotano ieri o penso presto mattina. Loro ti vendono il biglietto. Perché? Per i soldi. Però Ma brava. siccome il turismo è un qualcosa che va sempre più in alto, sempre, c'è sempre più gente. Cioè, non oso immaginare tra 5-10 anni cosa sarà questo. Immagina, immagina. Allora, questo sono io Allora, a com'è Maya Bay, suddivisa Maya Bay? senza Questa nessuno, zona a sinistra è la zona dei perché long-term noi tour. Vedete partiamo l'omino?
alle 5 dall'hotel e alle 6 e mezza dal porto. Alle 7 e mezza siamo già questa zona con le boe, siamo già a Maya Bay. Questo è il film che ho fatto, che dura un'ora e dieci, vedete, di come facciamo noi l'escursione. Ho messo anche il link di quest'altro film nella mia pagina, l'ho appena condiviso sulla mia pagina Facebook, così magari se volete fare un confronto andate a vedere, perché aspetta che giro là, così non lo tengo più in mano e giro qui. Ah, ok, allora qual è il discorso che mi preme far capire alla gente? A me personalmente, a Martino, delude molto quando vedo queste cose, mi fanno veramente molto incazzare. Perché? Perché secondo me è una brutta pubblicità. Qualcuno penserà, bene, tu fai una cosa diversa, quindi ne va a tuo vantaggio, nel senso, tu fai l'esatto opposto, parti presto al mattino, fate il giro al contrario, non finite in mezzo a quel bordello lì, i tuoi video, i tuoi feedback sono tutti positivi, quindi è una buona pubblicità. No, non è una buona pubblicità, perché purtroppo molte persone si fanno influenzare più dalle cose negative che da quelle positive, perché ascoltano anche molto di più un viaggiatore, una sconosciuta, una che è la prima volta che viene in Thailandia, e come ha detto ben la ragazza, non sapevamo cosa andavamo incontro. Allora, beh, lì mi dispiace dirlo, ma siete un po' stati, non voglio parlare male, però avete toppato, perché ormai lo sa anche il mondo che a Maya Bay c'è del casino. Però se venivi da me ti spiegavo le differenze e poi decidevi, cioè ti dicevo, i programmi che compri nell'hotel dai thailandesi lungo la strada sono fatti per un tipo di turismo asiatico. Gli asiatici amano la confusione, non prendono il sole, vogliono fare tutto velocemente, quindi è impossibile mettere degli italiani sopra una barca con dei cinesi, ad esempio. Perché? Perché o fai contenti gli italiani o fai contenti i cinesi, ma non puoi far contenti tutti e due. Quindi o facciamo una cosa o ne facciamo un'altra. Non si possono fare programmi che vanno bene a livello mondiale per tutti. Le escursioni devono essere mirate a un tipo di cliente. Bene, noi lavoriamo con gli italiani o con gli europei in generale, o comunque con quelli che non sono asiatici, diciamo così, o comunque con quelli che hanno un'idea di relax in spiaggia, di vedere le cose nel modo giusto, di non sovraccaricare la barca e quindi non guardare solo di spendere 500 baht in meno, perché la seconda cosa è, ma quanto costa? Tutti spaventati, ma quanto costa? Non vi preoccupate, se avete preso l'aereo per venire qua, la gita vi costerà sicuramente in proporzione molto meno, per cui non è... non vi rovina il budget spendere 30, 40, 50 euro in più per fare una gita fatta bene. Non vi manda fuori budget la gita. Il problema è altro. Il problema è che potreste rovinarvi o dare un'idea sbagliata di quello che sono questi luoghi. Per cui, quando io leggo che delusione PP Island, anche se non l'ha fatta con me, non è che godo, non hai fatto la gita con me, ben ti sta, che ti sei cuccata sta merda. No, non mi sta bene. Perché? Perché non hai capito o non ti sei informata sulle differenze che ci sono tra escursioni per cinesi, escursioni per italiani, europei in generale o resto del mondo. Quindi, la gente non deve fare tutto un calderone, di tutta l'erba un fascio, di pensare che qui sia tutto uguale. Ci sono, come in tutte le cose, come in ogni cosa, ci sono delle differenze, delle cose differenti e delle proposte differenti. Bisogna informarsi. Quindi a me personalmente, se uno viene qua nel caffè e viene a trovare Sky, viene a bere un caffè e facciamo quattro chiacchiere, parla con me e dice, Martino, mi racconti un po' come sono queste PP Island, ti faccio vedere i video, questo facciamo, noi facciamo così, gli altri fanno così, cosa vuoi andare? No, perché secondo me è una merda, c'è troppo casino. Beh, vabbè, non c'è andare, qual è il problema? Noi ti portiamo quando non c'è confusione, è il massimo che si può fare, perché partiamo all'alba, quindi più di questo è impossibile. Nel video di questa signorina qua c'è un pezzo dove dice, la nostra guida thailandese ci ha detto che dovremmo dormire a pipì per partire alle 7, 7 e mezza e arrivare prima di tutti a Maya Bay. Certo,
quindi fate quello che facciamo noi. Noi partiamo da Phuket, non c'è bisogno di andare a dormire a Phi Phi Island per arrivare quella, all'alba a Maya Bay. Noi già lo facciamo, già l'abbiamo, ci siamo messi in moto per fare questa cosa. Quindi basta comprendere le cose, studiare un pochino e cercare di capire le differenze. Quindi, nel limite del possibile, chi ha voglia, condividete questi video, ditelo alla gente. Martino vi propone tramite lo Sky Caffè, non io, non le vendo io le gite, le vende mia moglie, che è lei la capa qui allo Sky Caffè. Martino vi propone qualcosa di diverso, vi dice come si fanno e vi spiega le differenze, come si fanno delle gite che possono dare dei bei feedback, dei buoni ricordi, una bella esperienza. Poi dopo, se invece vi volete fiondare nel primo baracchino perché vi tira il culo venire qua, io ho della gente che è qua a 700 metri e mi ha detto ma non puoi venire in hotel, ma noi siamo in ferie. Appunto, tu sei in ferie, io tra l'altro non lavoro, le escursioni si comprano se vieni nella nostra agenzia, non posso mandare Sky nel tuo hotel, anche perché la fucilano. Prova a immaginare, tutti vendono escursioni, se io mando mia moglie là dentro in un hotel, la linciano, quindi... Non rompete i coglioni, non volete venire perché 700 metri sono troppi, da Patton 400 baht di taxi, compratela là, non la vendiamo online. Perché? Perché vi voglio far vedere queste cose, vi voglio spiegare, vi voglio dire, guardate, noi facciamo questo, questo e questo, però la realtà delle cose è questa qua, vi va bene quello che facciamo noi? Sì, ok, fai sicuramente un bel tour perché sai già a cosa vai incontro, altrimenti, ripeto, ci saranno sempre questi feedback e queste delusioni, tra virgolette, perché purtroppo la gente, chi non è mai venuto qua, non lo sa che casino che c'è su queste isole Phi Phi Island, ormai sono bombardate dal turismo di massa, ma di quello più becero, quello proprio low cost, quello dei cinesi, i cinesi vanno alle Phi Phi Island ormai, il resto del mondo non ci va più, perché? Perché i cinesi hanno monopolizzato il mercato e fanno dei tour di merda dove vanno a mangiare in 4.000, c'è una ripresa qui nel video che sono rimasto scioccato, dove erano a Phi Phi Don, dove ci sono tutte le bar, i motoscafi e ci sono i ristoranti per i cinesi. E questi erano terrorizzati perché i cinesi si fiondavano sul buffet, no? E non riuscivano nemmeno a mangiare. Ma cavolo, ma è normale che poi uno si faccia una brutta idea? Ma perché l'avete comprato? Voglio dire, ci sono le differenze. Venite da me, ve le spiego. Noi mangiamo a Bamboo Island, scarichiamo il tavolino, mangiate sulla spiaggia. A Bamboo Island, l'isola più bella, che è un parco marino tra le altre cose. Lo facciamo solo noi, gli altri non lo fanno. Quindi basta saperle le cose. Non dovete pensare, è tutta una merda. È tutta una merda se scegliete di fare quelle cose, che però, ripeto, sono una merda per voi. Perché al cinese quello piace. Cioè, se al cinese lo porti a mangiare a Bamboo Island sulla spiaggia, ti maledice. Lui non vuole quello, vuole fare quelle cose. Quindi vuole la confusione, vuole fare il selfie con 20.000 persone attorno, vuole quello. Quindi è inutile che vi arrabbiate e pensiate che la vostra testa, come dice la ragazza, non osi immaginare fra 5 anni. E come sarà fra 5 anni? Sarà come adesso. Cosa volete che sia? Sarà sempre peggio. E allora, certo, e noi faremo qualcosa di sempre più diverso. Cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo più andare in giro per le isole, non dobbiamo più venire in Thailandia perché ci sono i cinesi. Lasciamo fare ai cinesi quello che gli piace e noi facciamo cose diverse. Possiamo vivere tranquillamente insieme tutti, quindi non c'è problema, non è che bisogna farsi la guerra. Cioè, quello che voglio dire, Sky Caffè non ruba i clienti al resto del mondo. Non ci interessa, a noi ci interessa che l'italiano, quindi voi che guardate, gli italiani, soprattutto anche il resto d'Europa, però nella fattispecie l'italiano, venga allo Sky Caffè per bere un caffè e capire le differenze. E poi, in base alle sue aspettative, ai suoi sogni, fa quello che più gli piace, perché se a Phi Phi Island c'è troppo casino, vabbè, ti mandiamo a Koh Rong, ti mandiamo a Koh Kradan, vi mandiamo dove vi pare, dove vi piace, dove vi fa sentire bene, dove sicuramente tornerete con un sacco di belle fotografie e anche noi vi fa piacere perché così si potrà continuare a lavorare, si potrà continuare a fare questo mestiere. Altrimenti, ripeto, siccome ormai qui sono tutti blogger, ormai tutti hanno accesso all'informazione di dominio pubblico, voglio dire, basta aprire un blog, basta mettere un video su YouTube e con un titolo magari un po'
forte e trovi un sacco di follower, un sacco di... Quindi basta che scrivi vai a Bay Patumiera, per dire, fai un video con tutte ste barche, è un danno secondo me, perché, ripeto, la volete vedere Maya Bay al mattino presto alle 7? Non c'è una carta per terra, è tirata a biliardo. Perché? Perché alla sera, al mattino prestissimo, i ranger la puliscono e quindi quando arrivano le prime barche trovano un ambiente che è meglio di tanti anni fa. Io ho delle foto degli anni 80 di Maya Bay, era una discarica, perché negli anni 80, quando non ci andava nessuno, e se non ci credete andate dentro nella mia pagina, quando non ci andava nessuno negli anni 80, Maya Bay era una merda, era una montagna di plastica, c'erano le montagne di plastica. Quindi è inutile, ma una volta cos'era? Una volta era peggio anche. Adesso c'è anche più tutela sotto certi aspetti, capite? Quindi non è vero che è tutto andato a puttane, parzialmente. Se voi evitate di finire in mezzo al casino coi cinesi, già fate un bel tour. Se poi venite con noi, che c'è la guida in italiano, facciamo il tour al contrario, mangiamo Bamboo Island e facciamo un programma intelligente in modo diverso, voi tornate con dei ricordi e delle fotografie che dite cavolo che posto, veramente fuori di testa. E ripeto, è anche meglio di tanti anni fa, quindi ve lo dico io che da qui ci vivo e ci lavoro da tanti anni e so come vanno le cose, so perché ho visto i cambiamenti. Quindi vi esorto e vi chiedo aiuto, diffondete questi video non tanto per fare pubblicità a me, ma per fare pubblicità a quella che è la Thailandia, a quello che è il viaggiare bene a Phuket, a quello che è l'isola di Phuket vissuta in modo intelligente. Io questi video li faccio non solo perché così venite poi a comprare l'escursione da Sky, ma perché mi fa piacere e penso sempre al futuro. Cioè io vorrei che più persone possibili riuscissero a capire le parti migliori della Thailandia turistica, dei Phuket, delle isole attorno a Phuket, fino giù quasi in Malesia, perché arriviamo addirittura fino a Koh Kradan. Quindi io voglio farvi scoprire il lato migliore di tutti questi posti. Però uno, vi dovete fidare, seconda cosa, dovete un po' ragionare. Quindi usare la testolina e non pensare come Tizio, Caio, Pinco, Pallino che fanno il loro video, la recensione, e pensare che sia tutto così. È così perché loro l'hanno vissuta male, perché non avendo esperienza hanno comprato la prima roba che gli hanno propinato, attirati dal prezzo, attirati dalla pubblicità fasulla. Ma sapete cosa ne leggo? Io in tutti i giorni leggo delle cose allucinanti su internet. Ormai è una battaglia. Per noi agenzie qui è diventata una battaglia, perché ci saranno migliaia di proposte, migliaia, cioè c'è il mondo e tutti al ribasso, tutti una guerra a vendertela meno, perché poi cosa giochi? Sulla qualità del servizio e sul prezzo. Quindi più bassi il prezzo, più abbassi la qualità del servizio, perché non puoi dare delle barche nuove. Ad esempio, ieri ricevo una mail di una ragazza che mi dice: ho visto il vostro programma, è veramente intelligente, fate la partenza anticipata, mi sta bene tutto, però è troppo caro. Al che pensavo, se si potesse solo fare il passaggio in barca alle PP Island, senza mangiare, senza la guida, cioè solo stare in barca senza usufruire di nessun servizio, però che costi meno, a noi starebbe bene. Allora, cara la mia ragazza, non possiamo fare quelli a sinistra non mangiano, quelli a destra mangiano, cioè, non si può, non, assolutamente. Ma poi il problema non è tanto solo il discorso togliamo il cibo che saranno 150-200 baht, togliamo la guida, non è quello che influisce sul costo del biglietto. È il problema che ci vanno delle barche che consumano un sacco di benzina, una barca nuova, tre motori, sono 150 litri all'ora, bla 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 bla, tutta una serie di cose, il porto da dove parti, tutto il servizio, un capitano che si deve se parte alle 6:30, lui è alle 5 già là al porto a preparare la barca, cioè bisogna pagarla sta gente, capite? Quindi non è scusate, non è che togliendo il pranzo si spende meno. Per cui venite qua, io vi spiego le differenze e vi faccio vedere quello che facciamo, quello che vende Sky, quello che facciamo noi. Se poi non vi va bene, troppo caro, non soddisfa i vostri standard, andate a comprarlo da un'altra parte, oppure non andate, che è meglio ancora, perché piuttosto che fare
una gita di cacca, rimanere delusi, questo è un parere mio, è un parere personale. Quindi, piuttosto che avere la faccia come quella tipa lì qui del video, cioè questa qua che si lamenta e piange e frigna, no, perché mi ha rovinato la vita, che delusione, e tutto il resto, io vi dico non andate. Vedete? Questa è qua, si è fatta un pippone, adesso è qua che praticamente fa 12 minuti di sconsolazione, cioè sei in ferie, sei in uno dei posti più belli del mondo e stai lì a lamentarti di tutto. Non ci andare, ma perché vai a Phi Phi Island per fare della gita di merda? Perché? Per dire ci sono stata, ma non ci andare, non ci andare, non serve, stai in spiaggia canta che si sta bene e non c'è problema, non spendi nemmeno i soldi. Quindi, se uno non ha i soldi, non vuole rimanere deluso, se secondo lui tutto è uguale, quindi non vale la pena, ricordatevi, non c'è problema. Venite qui, bevete un caffè, Sky vi spiega le cose, ve le spiego io, non vi va bene, amici come prima, uscite fuori dalla porta e ci pensate, però l'unico piacere che vi chiedo è. Se fate una gita di merda, però non dovete andare a sputtanare tutto un sistema, perché vedete, siamo tutti insieme nel settore del turismo, voglio dire. E quando tu dici che delusione, Phi Phi Island è piena di gente, di barche, ma perché l'hai fatta nel modo sbagliato, ripeto, perché non hai fatto il modo giusto, hai capito? Quindi non devi sputtanare tutto un sistema, gente che si fa veramente il mazzo e cerca sempre di trovare nuove soluzioni e gente che vi propone qualcosa di qualità. E voi comprate la prima roba che vi capita sotto mano solo perché volete spendere 30 euro in meno. Guardate voi, cioè, l'importante, ripeto, è che poi non andiate a fare questi video e queste che rispecchiano sicuramente la realtà, le abbiamo viste le immagini ed è la realtà. Il problema è che, ripeto, sei stata tu che hai preso qualcosa di sbagliato. È come se io compro uno smartphone, un orologio che non rispecchia le mie aspettative. E allora dico, che ne so, il Samsung è un telefono di merda. No, è un telefono di merda per te perché magari tu avevi in mente certe cose. È un esempio stupido, ma per farvi capire. Quindi non puoi dare la colpa a Phi Phi Island e dire Phi Phi Island è tutta una merda. Phi Phi Island l'ha vista nel modo sbagliato. La vedevi nel modo giusto, magari era diverso. Poi è normale, ci vanno 10 milioni di turisti. C'è per forza, c'è inquinamento, l'acqua non è più come una volta, i coralli sono morti e via discorrendo, assolutamente, ma questo capita in tutto il mondo, perché non è che in Egitto, in Australia, alle Maldive, addirittura dove tutta la barriera corallina è morta, cioè tutto il mondo ormai soffre di questo, quindi non è una serie di cause. Però noi abbiamo le alternative, tu mi dici, io amo lo snorkeling, va bene, allora lascia stare Phi Phi Island, Phi Phi Island ci vai perché Phi Phi Island, perché una volta nella vita bisogna vederla, perché è Phi Phi, è fantastica, però se vuoi fare lo snorkeling io ti mando a Koh Phi, a Koh Rong, ti mando a Koh Krabdan, non ti mando a Phi Phi Island per lo snorkeling, se tu, il tuo, ma nemmeno le Similan per lo snorkeling, perché ormai anche là è tutto morto, quindi... Io sono una persona sopra le parti che cerca di capire che non vuole solo fare cassetto, perché ti ripeto, piuttosto non te la vendo l'escursione, perché se mi devo beccare un feedback negativo e delle rotture di coglioni, cioè devo sentire gente che si lamenta di tutto, che è in ferie, preferisco non venderla, capite? Ma preferisco anche che non la fai del tutto la gita, non che la fai con qualcun altro, preferisco proprio che non la fai, perché poi, ripeto, vai a infangare tutto un sistema, perché ripeto, c'è gente che le cose le fa intelligentemente, quindi... Non è bello, quindi si viene qui al caffè, si fanno quattro chiacchiere, si parla di tutto e di più. Vi va bene questa cosa che facciamo noi? Ok, provatene una, poi magari ne fate un'altra. Non c'è bisogno di comprare il pacchetto, l'altra cosa. Ci fai lo sconto se ne compriamo tre? No, non sono io a decidere i prezzi, nemmeno Sky. Tutti ci chiedono a me, mi fai lo sconto? Io non c'entro niente qua, è l'agenzia di Sky e lei ha un contratto e i prezzi sono scritti, sono fissi. Si paga addirittura là. Si lascia la caparra qua, si paga là, quindi non c'è modo di scappare da questa cosa del pagare meno, mi fai, ti do dei consigli. Se sei dei figli, se siete una famiglia, si possono fare degli sconti sui bambini, però l'adulto è un adulto, prende un posto in barca e paga il prezzo pieno. Ci sono pezze, ma ne compro due, ne compro tre, cosa vuol dire? Sono tre cose diverse, sono tre escursioni diverse. Non è che... Per cui non si possono fare sconti, soprattutto quando si vende la qualità, capite? Quindi se si fa qualcosa di fatto bene, i margini di guadagno anche per queste società sono quelli, voglio dire, perché
paradossalmente fanno molti più soldi quelli che lavorano con i cinesi, che spendono molto meno, ma sono tanti di più, perché loro giocano sulla quantità. Noi giochiamo sulla qualità, nel senso facciamo cose di qualità per poche persone, poche barche, tutto fatto bene, o perlomeno fatto con i nostri standard, con quello che noi immaginiamo, cioè stendere l'asciugamano, mangiare su una bella spiaggia, possibilmente senza confusione attorno, fare un bello snorkeling non circondati da chiassosi cinesi. Questo intendo. Sì, si può, certo che si può, però ripeto, bisogna farlo come lo facciamo noi e non comprando la prima roba che si trova per strada e poi incazzandosi e lamentandosi e rovinandosi la vacanza, che ripeto, siete in ferie. Io quelli che si lamentano in ferie non li capisco, non li capisco, come quelli che fanno il terrore di fare la recensione, vanno a mangiare e poi corrono a casa a fare la recensione. Ma che cazzo, veramente? Come ha detto Chef Rubio, siete il male assoluto. Siete il male assoluto, perché non è con un'applicazione che si cambia il sistema, non è con TripAdvisor che cambiate il sistema. Avete mangiato di merda e che allora fate la recensione di merda, cosa vi cambia? Vi danno il piatto nuovo, la prossima volta mangerete meglio? Non serve un cazzo. Se io mangio di merda, lo dico subito, tanto che sono là, gli dico: ehi, questa è una cacca, fa veramente schifo se lo fa, però è difficile che ti portino veramente una roba così schifosa. Però se c'è qualcosa che non va, io lo faccio sempre presente. Perché? Perché è costruttiva la cosa. Chiamo il caposala, chiamo lo chef, chiamo chi risponde di questo e gli dico: guarda, questo è troppo salato, è insipido, è qui, è là, è su, è giù, e gli faccio presente la cosa. Poi se anche non me lo cambia, è lo stesso. Magari non ci vado neanche più là, però se non altro ho fatto la mia parte. Faccia a faccia, vis-à-vis, ti dico: ehi, questo qua non va bene. Stessa cosa noi, perché siamo riusciti a creare qualcosa? Perché abbiamo ascoltato tutte le vostre proposte, tutte le vostre richieste, fino a migliorare sempre di più, ad arrivare, non dico alla perfezione, ma a creare qualcosa che possa soddisfare quella che è la clientela europea, ripeto, italiana, che vuole determinati standard. Quindi posto in barca, servizio, puntualità, competenza delle guide, non trovare casino, sono cose che, ripeto, si fanno con l'esperienza, perché nessuno nasce maestro, soprattutto in Thailandia, dove poi alla fine lavori con i thailandesi, perché io parlo, ma non sono padrone di niente. Sky è la titolare dello Sky Café, ma anche lei alla fine vende un prodotto, fa da terzi, non è Sky che organizza l'escursione, non è Sky che la imbarca. Sky alla fine mi ci mette in contatto con delle aziende che propongono certi tipi di tour fatti in una certa maniera, dove il suo parere è molto importante, perché se chiama e dice: guarda, i miei clienti non si sono trovati bene per questo, questo e questo, questi corrono ai ripari e quindi cercano di migliorare, capite? Questo si può fare, non le magie, nessuno fa le magie, quindi non è che si possono far sparire i cinesi da Phuket o non trovare casino Maya Bay, tranne che per quell'ora dalle 7:30 alle 8:30. La verità è quella, poi per il resto della giornata, anche alla sera, al tramonto: ah, ma andiamo al tramonto. No, no, c'è casino anche la sera. Poi alla sera comunque le barche devono avere un tempo di tornare al porto e quindi non si può fare il tramonto là, e nemmeno con la barca in giornata no. Se volete dormire là, ma io vi ho già spiegato 1.000 volte che secondo me non vale la pena dormire a Phi Phi Island, per tutti i motivi che non sto a rispiegare, se no stiamo qua delle ore. Guardatevi i video, ci ho spiegato tutto il perché non vale la pena dormire a Phi Phi Island. Va bene, dai, spero mi aiuterete in questa mia, non lo so come definirla, campagna, no, non è una campagna pubblicitaria, una guerra contro i mulini a vento, può darsi, perché tanto lo so, io vedo, ci saranno migliaia di blog, di pagine che parlano mai di Phuket, dove tutti danno, si sentono tuttologhi, no? Hanno già capito il primo viaggio, hanno già capito tutto. Ho preso questo video perché mi è stato simpatico il fatto che lei ha detto: non sapevamo cosa andavamo incontro, cioè proprio ammette un'ignoranza totale sul discorso della gita che ha fatto. Tra le altre cose, sono partiti da Krabi, non sono neanche partiti da Phuket, quindi non c'è amici di Krabi, là siete in mano a non lo so a chi. Per cui purtroppo, non capisco che non possiamo far contenti tutti, però se si sparge la voce riusciremo sicuramente a far felici un sacco di persone e ad avere dei bei ricordi e quindi a tornare dalla vacanza rilassati, contenti di aver visto dei bei posti nel modo giusto. Ok?
Ok, quindi per favore aiutateci a diffondere questi messaggi, aiutateci, venite qui allo Sky Caffè anche per fare due chiacchiere, nessuno vi punta il fucile, non vi vogliono vendere Sky, non vi vuole vendere a tutti i costi l'escursione, se non la comprate, amici come prima, ok? Ciao, buongiorno a tutti e ci sentiamo nei prossimi giorni per il meteo e gli aggiornamenti, raffreddore permettendo, ciao!